Oggi un piatto dal sapore esotico. Ma quando mai? Ciao a tutti! Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi un piatto veramente buono. Un modo diverso di mangiare dei gamberetti, anzi delle mazzancolle, che accompagnate un piatto unico, perché ci sono carboidrati, ci sono proteine, ci sono verdure e c'è soprattutto un gusto buono e fresco. Oggi zucchine, ceci e gamberetti, abbinamenti perfetti mi verrebbe da dire, ma anche no! Quindi andiamo di là e vediamo come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il fantastico... cosa facciamo? Non lo so. Per i nostri fantastici gamberetti in finto hummus. Finto hummus perché sarà un finto hummus semplicissimo di ceci e un finto hummus di zucchine. Cosa ci occorrerà? Per due persone 250 grammi di ceci bolliti, ceci cotti, poi 4 zucchine di queste dimensioni per intenderci, da cui ho tolto la buccia e ho lessato in acqua salata, poi 50 grammi di semini vari, potete usare o solo il sesamo oppure, come sto facendo io, un mix di sesamo, semi di girasole, semi di lino, semi di papavero, è un mega mix di semi e ci sarà anche qualcos'altro in mezzo che non riconosco. Semi poi di cannabis. No, quelli no. Poi un limone di cui ci servirà il succo e la scorza, quindi che sia bio, questo è brutto ma è buono perché è biologico. Poi sale e aglio, ho finito l'aglio naturalmente e quindi userò questo granulare che è comunque buonissimo. Poi un po' d'acqua, non vi so dire la quantità perché dipende dall'acquosità delle vostre zucchine e dall'acquosità dei vostri ceci, quindi cosa? Un bicchiere? No, lo vedremo insieme nel corso della ricetta, perché vi farò vedere la consistenza della cremina. E poi per ogni persona una confezione da 200 grammi di mazzancolle surgelate, queste le prendo alla Lidl, però potete farlo anche con le mazzancolle fresche, quindi nulla osta. Io prenderò un 200 grammi di mazzancolle a individuo. E poi due cucchiai di burro di noccioline, noi usiamo quello con i pezzetti, quello crunchy, ma anche quello vellutato va benissimo, intorno ai 30 grammi. Ma potete anche metterne di più, questo dipende dai vostri gusti, non ci sono regole fisse per questa ricetta, l'importante è che i sapori stiano bene insieme. Io ne metterò due cucchiaini, circa 30 grammi. Olio extravergine di oliva, il sale ve l'ho detto, basta, cominciamo a preparare il nostro piatto unico. All'interno del mixer versiamo le nostre zucchine. Io userò lo stesso mixer per entrambe le preparazioni cremose, quindi comincio da quella dal sapore meno invadente e poi farò nello stesso mixer, che non rilaverò, quella dal sapore più deciso. Inseriamo la metà dei semini, quindi 25-30 grammi, la scorza del limone, del sale, due cucchiai d'olio, il pepe se lo vorrete ci sta benissimo, noi non lo mettiamo perché Gabriele è intollerante. Vado, non mi chiamo ombretta se non dimentico un ingrediente, giusto? Una spolverata di aglio, diamogliela, voi mettetelo o a pezzetti o così granulare. Bene, questa è la nostra cremina, vedete? È abbastanza liquida ma tiene comunque la densità, non è proprio liquida da bere. E i semini conferiranno quel quid di croccantezza che attutirà la monotonia della vellutata. Naturalmente assaggiatela, è buonissima anche da mangiare così. Queste sono tre ricette in uno, perché un piatto di questa, ragazzi, è fantastico. Adesso, sempre nel mixer sporco di zucchine, verso i ceci. Pulverotto di aglio. Basta. La rimanente parte di semini, una spolverata di sale e un bel cucchiaio di burro di noccioline. Wow! Pressiamo bene il limone, versiamo il succo all'interno. Bene, cominciamo a frullare perché per questa sarà necessario aggiungere dell'acqua.
vedete? Assumerà questa consistenza granulosa. E allora noi mettiamo 100 grammi o 100 ml di acqua e andiamo. Ok, cremina pronta. Assaggio. Com'è di sale? Perfetta, è morbida. E nello stesso tempo il limone le dà uno sprint pazzesco. Se la volete ancora più legata, potete aggiungere l'olio nella preparazione. Io l'ho evitato perché, avendo messo il burro di noccioline, sennò diventava troppo grasso. Però se voi siete più golosi, se mettete l'olio, sempre i famosi 2-3 cucchiai, assumerà un sapore ancora più buono. Allora, mettiamo sul fuoco una padella, che devo assolutamente cambiare presto, con 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. All'interno verso una spolverata di aglio. Se avete l'aglio fresco, meglio, mettetelo un bello spicchio dentro. Nel frattempo ho sciacquato sotto acqua corrente le mie belle mazzancolle, che sono proprio belle, sono anche buone queste qui surgelate, già le ho assaggiate, hanno un buon sapore, non hanno nessun retrogusto amarostico, sono buone e basta. Ok, appena l'olio comincia leggermente a prendere calore, versate dentro le mazzancolle ancora surgelate. Salate rigiratele ben bene nell'olio aromatizzato all'aglio, picchiatele e lasciatele andare a fiamma bella sostenuta. Io le sciacquo perché in questo momento rilasceranno l'acqua che hanno trattenuto dall'essere surgelati, no? Quindi preferisco che rilascino dell'acqua fresca, corrente, che non quella della brina del surgelatore. Ci vediamo tra un po'. Piano piano restringeranno leggermente, si asciugherà tutto il sughetto. Io le faccio io li faccio dorare leggermente. Da noi si dice incastagnare. Brava. Cioè, voglio che facciano una leggera patina marroncina, non bruciato, appena dorato, che li renda un attimino più croccanti, ma non è succulenti. Sì, succulenti e croccanti. Brava. Sì. Quindi continuo comunque a rimestarli continuamente perché non si attacchino al fondo, e nel frattempo aspetto che si faccia questa patina dorata sulle mie mazzancolle. Ci vediamo per la patina allora. Ed eccoci pronti, crosticina appena accennata formatasi da ambo i lati, perfetto. Eccola, guardate, questa qua, vedete questo livello di doratura. Spengo la fiamma e andiamo ad impiattare insieme il piatto. Allora, prendiamo un piatto, una fondina, e versiamo una bella mestolata di crema di zucchine e allarghiamola. Con l'aiuto di una paletta per fare le palline dei gelati, prendo una pallinata bella abbondante di crema di ceci e la allargo sul piatto. Quindi prendo ancora la mia vellutata di zucchine e la riverso al centro, ovviamente allargo. Prendo la crema di ceci, la ripongo al centro e tondeggio il disegno. Prendete l'olio e versiamone un cucchiaio per ogni commensale. L'olio a crudo ci vuole sempre. E adesso mettiamo i gamberetti al centro.
in maniera del tutto casuale, perché sì, la precisione, però poi questo qua andrà spazzolato in 25 secondi. Esattamente, dovevi metterli, secondo me, quanti giro a giro. A giro a giro, vero? No, invece li mettiamo tutti al centro, così mantengono il calore più a lungo. E quindi è veramente un piatto goloso, è un piatto veramente da chef stellato. E poi voi fate la scarpetta con i gamberetti, e se non dovesse bastarvi, preparatevi un bel crostino di pane, uno di quelli buoni, un bel pane buono buono. Ah, manca l'ultimo tocco. Prendiamo la nostra grattugia, il limone che abbiamo spremuto prima, la scorzetta, giusto un po', questo darà un buonissimo sapore fresco al gamberetto, che invece risulta sempre un po' più grasso. Bene, i piatti sono pronti, io già avevo impiattato anche l'altro, facciamolo vedere. Guardate che sono belli da servire a tavola. San Valentino sta arrivando, è un ottimo piatto per San Valentino, certo, anche afrodisiaco, energetico. E allora c'è il gambero, c'è la zucchina e non appesantisce, quindi non appesantisce, certo. Bene ragazzi, vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao. Bene, avete visto che bello questo piatto unico, è veramente un bellissimo piatto, è un bello piatto, colorato, ricco di sapore e di gusto, mi raccomando. Fresco, leggero e soprattutto appagante. Appagante è il termine esatto, perché è un ensemble di sapori buonissimi che comunque saziano. Sapete che quando si mangiano i gamberetti non si è mai alla fine. Bene, quindi per parafrasare Arte per Te, ingamberettatemi un pollice in su e condividete il video. Sì, e noi vi aspettiamo sempre qua. Provate le ricette sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.